mio intervento nel contesto di questo congresso focalizza la sua attenzione sulla chirurgia, sulla cardiochirurgia ad alto rischio nel paziente che rifiuta la trasfusione di sangue o dei suoi derivati. Dal nostro punto di vista è fondamentale comprendere intanto che il rischio chirurgico differisce da quello del sanguinamento, nel senso che quest'ultimo può essere molte volte superiore rispetto al rischio chirurgico per sé, e che per questo motivo la tecnologia oggi ci viene incontro dandoci la possibilità di riservare a questi pazienti che rifiutano i prodotti ematici di utilizzare delle tecniche di chirurgia microinvasiva, quindi che non utilizzino la circolazione extracorporea, che non utilizzino il clampaggio aortico e l'arresto cardioplegico, mantenendo comunque dei buoni risultati a breve e a medio termine, fino a questo momento, e poi sarà chiaramente da sviluppare la ricerca per i risultati a lungo termine.